Allora ringrazio i Lions Lanza di questo invito che ormai è diventato per me una occasione bella di ritrovarci tutti insieme a parlare di questa patologia. Io chiaramente sono un medico e ho apprezzato moltissimo la relazione della dottoressa Roda con la quale collaboriamo da tanti anni e la mia relazione è un pochino più complessa, ma spero di essere abbastanza chiara per quello che vi potrò dire. Carlo, mi darai 5 minuti. Grazie. Allora, in questa slide vedete, io adesso non mi soffermo più di tanto perché si parla tanto di autismo, penso che ormai i criteri del DSM-5 voi li conosciate già. Vedete in grassetto, in ultima, nella proiezione, il problema appunto dell'incremento della percentuale di soggetti affetti da questa patologia. In uno studio degli Stati Uniti vedete un caso affetto su 68 nati. Sono assolutamente d'accordo con quanto ha appena detto il professor Anao in senso lato sulla disabilità. Indubbiamente, chiaramente la sopravvivenza di bambini che nascono molto prematuri può rappresentare un fattore di rischio rispetto alla disabilità. I miei studenti che oggi sono in aula e saluto lo sanno perché lo dico sempre. È un discorso generale, indubbiamente per l'autismo abbiamo un comportamento non efficace ed è più difficile comprendere questo perché non abbiamo un difetto motorio, non abbiamo solo un'epilessia, ma abbiamo un comportamento, quindi questa cosa è sicuramente più difficile da comprendere, ma comunque oggi cercheremo di parlarne abbastanza semplicemente. In alto una recente pubblicazione del 2017 dove praticamente viene riferito che ci sono altri 18 nuovi geni candidati alla possibile eziopatogenesi dell'autismo. Di sotto in questi due riquadri vedete quello che classicamente noi definiamo clinicamente. Noi abbiamo un autismo sindromico che è circa il 5% e che è un autismo secondario a delle patologie genetiche conosciute o a delle lesioni cerebrali presenti, e tra queste molte malattie rare, tra cui appunto la sclerosi tuberosa, la fragilità del cromosoma X, altre patologie come il disturbo di Rett, che come voi sapete non è più nel DSM-5, era nel DSM-4, e dall'altra parte vedete l'autismo idiopatico, dove abbiamo dei bellissimi bambini che possono avere un quoziente intellettivo nella norma, possono avere un ritardo mentale anche lieve, e la cui causa però dell'autismo non è conosciuta. Allora a questo punto chiaramente i genetisti sono molto attivi, l'ipotesi che ci possano essere anche più geni che caratterizzano questa patologia, che i fattori ambientali siano importanti, e per fattori ambientali chiaramente non intendiamo quella che è la presa in carico del caregiver nei confronti dei bambini, ma fattori tipo, come è stato detto, no? Una nascita prematura, forse un'età avanzata dei genitori, forse situazioni, qualche problema immunitario, qualche problema alla tiroide durante la gravidanza. Ecco, sto parlando in senso molto lato, però ultimamente ci sono delle teorie che vedete scritte in rosso, dove effettivamente si pensa che ci siano delle disfunzioni a livello sinaptico di connessione cerebrale, sia a piccolo raggio che a lungo raggio, quindi che ci siano dei problemi di connettività tra varie aree cerebrali. Questa diapositiva l'ho messa perché è interessante, perché descrive un po' la storia di quella che è stato il problema dello studio dell'autismo, cioè dalle prime segnalazioni che vedete sulla destra di Kanner e Asperger negli anni 40 si è passato all'individuazione di geni responsabili della patologia, quindi è stato scoperto il gene per l'X fragile, poi è stato scoperto il gene per la sindrome di Rett nel 1999, il più importante, dopodiché sono stati, prima è stato identificato effettivamente l'alta ricorrenza anche che avevamo di autismo nei gemelli monozigoti, dopodiché sono stati rilevati i geni della neuroleggina, è stato dato importanza alle copy numbers variation con il CGH array, la sequenza dell'esoma, insomma tutta una serie di percorsi che dal 1940 ci portano fino ad adesso, e già, tutto questo ci ha permesso anche di individuare maggiori aspetti sindromici dell'autismo.
c'è una bellissima review di Muir del 2004 dove effettivamente vengono citate tante sindromi genetiche che probabilmente avete incontrato anche voi nei vostri bambini a scuola: la sclerosi tuberosa, l'X fragile, l'Angelman, la Prader-Willi, anche nella distrofia muscolare di Duchenne possiamo trovare qualche bambino che ha autismo. Ecco, e alcuni dati importanti sono questi, che ribadisco in questo momento dove si fa molta si parla molto del problema. Sicuramente i vaccini non sono responsabili di autismo, questo io lo sottolineo, lo dico sempre, poi se ne potrà parlare in un contesto. Già nel 2004 si diceva questo. E poi appunto è stato visto come effettivamente è molto importante tenere in considerazione sempre queste connessioni a livello cerebrale, e questo ci ricorrerà nel discorso, perché molto spesso insieme all'autismo noi abbiamo altre disabilità come l'epilessia e come la disabilità intellettiva, quello che una volta veniva definito ritardo mentale. E quindi insomma l'aspetto delle sinapsi cerebrali, l'aspetto dei neuromediatori cerebrali. Ecco, negli anni 2000, è stato verso 2007-2008, è stato portato avanti un discorso molto importante che è ancora valido oggi e che forse dobbiamo rivedere per certe caratteristiche, per certi criteri: la necessità di fare degli esami strumentali, genetici, ematochimici a questi bambini. Nel senso che utilizzare un protocollo di diagnosi che non sia semplicemente una diagnosi clinica, ma che sia anche il fare degli esami, non so, tipo risonanza magnetica, dopo ne parleremo, per la necessità, è molto importante. E noi abbiamo pubblicato un lavoro nel 2011, non siamo i soli, c'è anche un lavoro dei colleghi norvegesi, dopo di noi, che enunciano un protocollo diagnostico. Questo protocollo diagnostico che poi è stato ripreso anche nel programma regionale dell'autismo, tutti insieme, non ci sono solo io, ma altri colleghi che si occupano di autismo. E in questo protocollo diagnostico della nostra casistica vedevamo come effettivamente ci sono dei bambini che hanno delle lesioni cerebrali, vedete la tabella alla mia destra, alla vostra sinistra, che sono estremamente varie, quadri malformativi, quadri lesionali acquisiti, e la cosa interessante è che tutto sommato nei bambini con un autismo sindromico noi avevamo delle dismorfie a livello facciale, a livello fenotipico, ma la trovavamo anche nei bambini senza un quadro genetico definito, e che il ritardo mentale era un qualche cosa che ricorreva sia nei bambini con patologia sindromica che anche nei bambini senza una sindrome precisa, magari con livelli di gravità diversi, ma questo poteva ricorrere, così come anche l'epilessia la trovavamo sia nei bambini sindromici che nei bambini non sindromici. E allora adesso entriamo un po' nell'argomento delle neuroscienze. Abbiamo tanti dati, io ho cercato di darvi un'idea delle cose più rilevanti a mio parere. Allora, già nel 2001, e questa cosa poi è stata ripresa anche nel 2015, si valorizzava, quindi abbastanza recentemente, nel 2015, si valorizzava la crescita cerebrale più rapida, più importante nei bambini con uno spettro autistico piuttosto che nei soggetti normali. Quindi questa situazione rilevata intorno ai 2-4 anni di vita è una cosa importante. Però cosa succede nel corso dell'evoluzione? E questo ce lo dicono appunto gli studi longitudinali. Vedete questa curva, no? La curva nera è quella dei bambini normali e la curva azzurra è quella dei bambini con autismo. Allora, inizialmente la crescita cerebrale è superiore nei bambini che hanno un disturbo di spettro autistico, poi nel corso dell'evoluzione c'è un rallentamento di crescita, nel senso che gli individui normali hanno un incremento, i bambini con autismo invece hanno una sorta di decremento. Questo è stato possibile perché sono stati fatti degli studi longitudinali, cioè il dato è stato ripreso nel corso dell'evoluzione, e sempre più l'idea di studiare questi soggetti nel corso della vita, dall'età infantile all'età adulta,
è un fattore importante, perché ci possono essere delle modificazioni a livello cerebrale. E quindi vedete, da questo primo articolo di Kurczewski del 2001 si arriva all'articolo di Lange del 2015, dove viene confermato questo aspetto. Un altro aspetto molto interessante che si trova in letteratura è la correlazione che esiste tra il cervelletto, che è un organo molto complesso, ancora molto sconosciuto secondo me, e quelle che sono le funzioni superiori corticali. Allora, il cervelletto in realtà magari lo conoscete perché è un regolatore del movimento e dell'equilibrio, ma non è solo questo: il cervelletto regola il linguaggio, il cervelletto regola le funzioni esecutive, il cervelletto regola tante cose, anche l'emozione sembra. E allora è stato visto che effettivamente ci sono delle aree cerebellari, voi vedete adesso qui l'area rossa e l'area viola, che sono legate a alcune aree cerebrali, per esempio questa e questa, che sono legate a queste aree cerebrali, che sono quindi l'aspetto, la parte anteriore cerebellare, che sembrano essere collegate ai movimenti ripetitivi, ai comportamenti ripetitivi, al difetto motorio. Come vedete invece quest'area blu, la cruz a destra, 1-2, che invece è legata all'area frontale anteriore, quindi problemi di linguaggio, problemi sociali, la teoria della mente. Quindi ci sono delle connessioni tra questi organi, e probabilmente queste connessioni in parte possono facilitare il comportamento. Andiamo avanti e vedete ancora quindi come il cervelletto sia interessato sia nel disturbo di spettro, che nella ADHD, che nella dislessia, che nei disturbi di coordinazione. Guardate bene, sono tutti disturbi del neurosviluppo. Nel DSM-5 questi disturbi sono localizzati nello stesso capitolo. E quindi noi dobbiamo anche pensare che molto spesso queste patologie possano essere interconnesse tra di loro: sono patologie dell'età evolutiva, sono disabilità più o meno dell'età evolutiva. E quindi insomma c'è qualche collegamento. E quindi che cosa possiamo ipotizzare? Che effettivamente ci possono essere delle aree di collegamento anomalo tra cervelletto e corteccia cerebrale. Addirittura qualcuno parla di iperconnettività, cioè di connessioni anomale, perché ce ne sono troppe, anziché quelle che dovrebbero esserci contralateralmente, ce ne sono troppe invece a livello omolaterale. E un'altra situazione che vi dico, appunto parlando sempre delle cellule del Purkinje, che sono le cellule del cervelletto, è stato visto che in determinate patologie, come la sclerosi tuberosa, è l'immagine a voi a sinistra, o la sindrome di Cowden, è l'immagine a voi a destra, ci possono essere delle alterazioni sia nelle numerosità delle sinapsi, vedete qui ne abbiamo due e doveva essere una, sia in un aspetto dismorfico delle sinapsi, cioè delle sinapsi allargate. E tutto questo chiaramente può modulare quella che è l'influsso, le connessioni tra varie aree cerebrali. Quindi qui parliamo del cervelletto ovviamente, però insomma questa dismorfia numerica o anche di aspetto della sinapsi può condizionare la trasmissione dell'impulso nervoso. Poi ci sono dei bellissimi lavori di risonanza magnetica funzionale, dove chiaramente facendo un confronto tra soggetti, tra bambini con autismo e soggetti normali, si vede che certe aree cerebrali si illuminano di meno, scusate la terminologia molto semplice, ma per farsi capire, quando il soggetto vede un particolare viso che rappresenta un'emozione, cioè il fatto di vedere un volto arrabbiato, il fatto di vedere un volto felice, il fatto di vedere un volto con un aspetto neutro, porta ad una attivazione minore di certe aree cerebrali nei bambini con autismo piuttosto che nei bambini normali. E adesso le aree sono quelle, sono il giro fusiforme, o destro o sinistro, oppure il solco temporale superiore. Insomma, adesso non entro troppo nel dettaglio anatomico, però ci sono effettivamente delle differenze. Allora c'è chi ha rilevato in review tutto
tutti i dati relativi a quello che noi troviamo con la risonanza magnetica cerebrale. La risonanza magnetica cerebrale è un'ottima tecnica che ci permette di vedere morfologicamente il cervello, ma ci permette di vedere anche funzionalmente il cervello e le sue connessioni, e anche un aspetto a livello di metaboliti, perché la spettroscopia cerebrale ci permette di valutare i vari metaboliti. È chiaro che non parlo di risonanze magnetiche fatte di routine, no? Quelle che facciamo in ospedale di routine, parlo di risonanze magnetiche fatte con determinati studi approfonditi, quindi parlo di grandi ricerche, parlo di fondi di ricerca, parlo di ricerche che molto spesso vengono condotte fuori dall'Italia, purtroppo, perché in Italia non abbiamo sempre possibilità di avere questo. E allora vedete sulla vostra destra come ci siano tante alterazioni che sono state rilevate fino ad ora, anche a volte che si oppongono nel loro significato. E allora il concetto degli autori è questo: consorziamoci, facciamo dei consorzi che studino queste attività. E ci sono dei consorzi che sono stati creati, la BIDE, detto in italiano, in realtà è la Lotus Brain Imaging Data Exchange, e l'NDAR, National Database for Autism Research, cioè valutare insieme, accumulando i dati che possono essere veramente sostanziali, importanti per la ricerca. È proprio la BIDE che ha permesso di valutare alcuni aspetti di disfunzionamento della connettività cerebrale di questi bambini. Non è che siano gli unici lavori questi, ce ne sono anche di lavori in precedenza nel 2010, però insomma questo studio, questa è una immagine presa da un lavoro della Di Martino del 2014, ha permesso di valutare che alcune connessioni tra differenti aree cerebrali presenti regolarmente nei soggetti normali non sono evidenti nei soggetti con disturbo di spettro autistico. Mi riferisco alle connessioni in blu che vedete, no? Vedete tutte queste linee, mentre nei bambini con autismo si trova più frequentemente altre tipologie di connessioni più sottocorticali diverse, che vedete appunto segnate in rosso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello, che ha delle determinate funzioni, è impossibilitato forse a funzionare come negli altri. Quindi è molto importante lavorare per questo, è molto importante lavorare come consorzi, proprio per cercare di capire le cose e di capirle in senso longitudinale. Non accontentarsi di una determinata epoca della vita, ma vedere l'individuo nel corso della loro evoluzione. L'altra possibilità quale sarebbe? La ritroviamo anche in altri lavori in letteratura, quello di creare dei gruppi più omogenei possibili come aspetto clinico, perché la omogeneità clinica facilita anche l'omogeneità etiopatogenetica, se vogliamo anche studiare l'aspetto genetico. Un altro aspetto molto interessante è proprio l'aspetto delle problematiche sensoriali di questi bambini. Noi sappiamo che ci sono dei bambini iperattivi, sappiamo che ci sono dei bambini molto calmi, sappiamo che ci sono dei bambini che amano i gusti forti, che hanno questa esplorazione sensoriale importante, sappiamo dei bambini invece che non hanno questo interesse, che vogliono cibi assolutamente poco forti come gusto. Allora, anche questo aspetto multisensoriale è importante. È chiaro che noi possiamo studiare le vie di accesso sensoriali singolarmente, ma è molto importante studiare anche la multisensorialità, perché una visione senza capacità uditiva, una visione senza tatto, una visione non ha senso. Quindi questo aspetto di multisensorialità probabilmente in questi bambini è alterato, e allora torniamo ancora al pensiero che ci possano essere delle alterazioni a livello di connessioni di varie aree cerebrali che hanno questo tipo di effetto. Un altro aspetto importante è l'epilessia. Voi sapete che in questi bambini, ne abbiamo pubblicato molti nel merito, abbiamo una percentuale elevata di epilessia, più o meno l'epilessia che troviamo anche nella popolazione generale, però con un più alto indice. Nella popolazione generale abbiamo un 0,8% di ricorrenza dell'epilessia, in questi bambini dal 5 al 46%. E questo è un discorso molto importante. Perché questi bambini hanno più frequentemente l'epilessia? Perché questi bambini hanno più frequentemente la disabilità intellettiva? Allora, ci sono degli studi
che sono stati fatti molto interessanti, che hanno proprio cercato di appaiare, partendo dall'autismo sindromico, la correlazione tra questi fattori, cioè alta frequenza di ricorrenza autismo disabilità intellettiva, alta frequenza di ricorrenza disabilità intellettiva e epilessia, media frequenza di ricorrenza disabilità intellettiva autismo e via dicendo. Ed è stato visto che effettivamente quando abbiamo l'associazione disabilità intellettiva alta ricorrenza di autismo, frequentemente anche media ricorrenza di autismo, noi abbiamo delle alterazioni a carico della neurogenesi cerebrale, dell'evoluzione del nostro cervello cellulare, e così come abbiamo una probabilmente effetto importante a livello dei regolatori DNA a livello nucleare genetico. E quindi questo spiega come questa interazione sia altamente specifica di qualche meccanismo disfunzionale sia all'interno della cellula che all'interno di quello che è lo sviluppo cerebrale. È vero, a livello cerebrale abbiamo le sinapsi, queste vescicolette che mettono in connessione varie stazioni nervose, che hanno all'interno queste formazioni con all'interno delle vescicolette il passaggio di neuromediatori. Ci sono degli studi interessanti sull'alterazione per esempio della sinapsina, che ha un effetto anche plastico a livello di recettori nel topo. Il topo che non ha questo gene è un topo che presenta un comportamento simile autistico. È chiaro che dall'animale arrivare all'uomo tanto ne corre, però queste ricerche sicuramente hanno molta importanza per cercare di capire le cose. Ecco, questo è un grafico che vi fa vedere come queste sinapsi, no, questi piccoli peduncoletti nella norma si strutturino in un certo modo. In condizioni patologiche possiamo avere un eccesso di sinapsi magari mal strutturate oppure un difetto di sinapsi. Questo non è detto che sia un difetto di eccitatorio, ma potrebbe essere anche un difetto inibitorio, e questo chiaramente può portare al fatto per esempio che i bambini abbiano maggiore epilessia, avendo meno sinapsi inibitorie. Poi ci sono delle argomentazioni interessanti che parlano più, se volete, di ambiente. Adesso, senza arrivare alla nonna fumatrice, che non ho ancora letto francamente, che sappiamo che il fumo e l'alcol della gravidanza della madre potrebbe essere un fattore facilitante anche per esempio nella ADHD, questo è riconosciuto. La nonna è un po' lontana a mio parere, però non ho letto l'articolo. Comunque, tra le varie ipotesi ambientali si è parlato dell'effetto del testosterone, l'esposizione al testosterone durante la gravidanza che può modificare le sinapsi, addirittura un'alterazione a livello di latte materno nelle donne obese con un incremento di una perossidazione di un lipide che potrebbe favorire la comparsa di autismo, ma sono tutte di situazioni segnalate in letteratura. È stato segnalato anche il problema delle problematiche tiroidee, il problema di patologie immunitarie durante la gravidanza che possono facilitare la comparsa di autismo. E poi altri aspetti, sicuramente il bilanciamento tra i neuromediatori, il glutammato, il GABA, l'alterazione della microglia, che sapete sono quelle cellule cerebrali che fanno un po' da spazzino, che rimuovono i neuroni alterati, che fanno una cernita tra sinapsi buone e sinapsi cattive, tra sinapsi eccitatorie e sinapsi inibitorie. E quindi che cosa pensiamo? Pensiamo che forse queste cellule in qualche modo nella norma dovrebbero decidere cosa fare, no? Per esempio, vedete questa la microglia qui in verde dovrebbe ridurre le sinapsi eccitatorie, però in condizioni patologiche potrebbe lasciarle tutte lì, e in altre condizioni potrebbe eliminare solo quelle inibitorie lasciando una prevalenza di sinapsi eccitatorie. Quindi insomma è come se ci fosse un'alterazione nell'ambito della strutturazione nucleare di programmazione della microglia, che non è più in grado di fare quello che doveva fare, e che magari questa situazione potrebbe essere dovuta in questo articolo ad una condizione magari di patologia materna infiammatoria durante la gravidanza. Ecco, quindi parliamo di fattori ambientali, ecco, questi sono ipotesi di fattori ambientali.
Un altro lavoro molto interessante è l'aspetto della differenziazione sessuale. Voi sapete che l'autismo è sicuramente prevalente nel sesso maschile, rapporto 4-1, anche se in letteratura ultimamente si dice che bisogna anche valutare che probabilmente nelle femmine ad alto funzionamento la sintomatologia è più difficilmente diagnosticabile rispetto al maschio. Infatti noi sappiamo che le femmine sono sempre quelle maggiormente compromesse per il livello intellettivo. In realtà si dice che forse le femmine che hanno un funzionamento intellettivo normale hanno una sintomatologia meno captabile, quindi questo potrebbe essere anche la disproporzione tra sesso maschile e sesso femminile. Ma in buona sostanza si è visto che nel maschio effettivamente l'effetto di organizzazione della microglia assomiglia molto a quello che potremmo trovare eventualmente in condizioni patologiche, se c'è qualche fattore esterno non funzionante, in quello che succede nei disturbi di spettro. Quindi torna ancora fuori questo effetto legato al genere, forse il testosterone, forse effetto diciamo ambientale sulla alterazione della microglia. Sto per terminare. Questa è l'ultima inquadramento di studi che sono molto attuali oggigiorno, cioè la patologia gastrointestinale, l'autismo, il microbiota, l'asse tra intestino e autismo, tutte quelle vicende che in passato portarono anche a delle segnalazioni assolutamente sbagliate dell'effetto dei vaccini, segnalazioni che potevano in qualche modo essere legate all'utilizzo di diete senza certificazione di celiachia o intolleranze varie, per cui è difficile avere un'evidenza scientifica, però di fatto questo asse intestino-cervello esiste per certe cose, forse non ancora completamente conosciute. Perché? Perché effettivamente ci sono dei collegamenti, ci sono dei collegamenti attraverso il sistema nervoso autonomo, il sistema nervoso neuroenterico, eventuali alterazioni della permeabilità intestinale, eventuali fattori immunitari che possono condizionare anche la barriera ematoencefalica, il passaggio di sostanze, insomma interazioni molto complesse che sono in fase di studio. Perché anche la questione della nostra flora intestinale, il microbiota, noi sappiamo che la nostra flora intestinale ci protegge da delle infezioni, ci aiuta a sviluppare una certa difesa del nostro intestino, sappiamo che la nostra flora intestinale è variabile con l'età, con lo stress, e quindi insomma ci sono dei fattori importanti di protezione della nostra flora intestinale. Se qualcosa si scombina è chiaro che potrebbe esserci un risentimento a livello della parete intestinale, la permeabilità, potrebbero passare delle sostanze tossiche che raggiungono altri siti. E quindi questo effettivamente, questo collegamento tra intestino e cervello esiste, ci sono tanti studi, tante cose interessanti ancora da fare, da vedere. È importante chiaramente non strutturare pensieri molto semplici, secondo me, di privazione di diete nei bambini senza che ci sia la necessità, perché voi sapete che i bambini devono crescere, devono alimentarsi, però l'effetto di una microflora alterata che può avere un effetto sulla microglia cerebrale, le manifestazioni allergiche che sviluppano degli anticorpi contro le proteine cerebrali, alcune sostanze tossiche, adesso sembra che ci sia anche un effetto del DNA mitocondriale come elemento non riconosciuto che potrebbe scatenare delle reazioni, l'aumento della permeabilità intestinale, sono tutte cose che sono da studiare, che sono studiate e che sicuramente ci possono interessare nel futuro come ipotesi di collegamento. E concludo la mia relazione con un disegno che mi ha fatto un mio studente del corso di laurea di medicina e chirurgia, che ama nelle varie materie creare dei modelli. Allora io gli ho chiesto di creare un modello sull'autismo e trovo che sia molto, molto carino, molto anche buono, come perché praticamente prende in considerazione tutto, c'è anche la sua firma, quindi
E così ho pensato di chiudere la mia relazione in questo modo. Grazie.